Ciao a tutti ed eccomi qua con un altro video. Oggi voglio fare il What's in my bag, ovvero cosa c'è nella mia borsa. L'ho visto praticamente, penso, in tutti i canali YouTube che seguo e in generale delle ragazze, e io non l'avevo ancora fatto. Sto facendo questo video quasi in live, cioè nel senso che non ho preparato la borsa con cose specifiche, ma è proprio la mia borsa di tutti i giorni. Intanto ve la faccio vedere. E questa borsina qua così, adesso ve la giro perché la parte più carina è davanti, dove qua aveva un foulard tutto intorno, ma non mi piaceva perché era leopardato e io li ho modificate e gli ho messo questi fiocchettini viola. Devo dire che sono molto carini, e la borsa però la starò per cambiare, penso, perché è un po' che ce l'ho, non tantissimo, però mi ha un po' stufato questa fantasia così chiara, ecco, forse per la stagione non è proprio azzeccata. Ok, andiamo a vedere cosa c'è nella mia borsa. Partiamo dalla taschina fuori, dove troviamo i chicles che mangio io, ovvero questi qui, quindi i Air Vigor Soul. Dopodiché le mie caramelle che uso adesso, che mangio adesso, che sono le Now Mints al limone, mi piacciono veramente molto. Poi nel sacchettino è vuoto, non c'è più niente, quindi vado a chiudere. Che bello riprendere tutto da me, fantastico. Dentro non si vede una cippa, però dentro è, cioè nel senso è piena, quindi andiamo a vedere. Troviamo il labello burro cacao che vi ho fatto vedere nell'haul, quello al mirtillo. Dopodiché troviamo anche questo meraviglioso specchietto a gattino che vi ho fatto vedere anche questo. Tanto non guardatemi quanto sono bella oggi senza senza trucco e soprattutto un po' spettinata, quindi questo è lo specchietto da borsa. Dopodiché troviamo, bello, fantastico, dei foglietti con gli orari di autobus segnati, il profumino, diciamo così, il profumino della verbena e limone di Sephora. Ok, ho aumentato un po' la luminosità aprendo una finestra perché era un po' troppo scuro. Poi allora, questa taschina è vuota, l'altra è vuota. Allora, pescando trovo questo che è tra l'altro un acquisto recente ed è una pochettina dove io tengo tutti i farmaci e le medicine che mi porto dietro. Mi piace perché, come vedete, è marrone ed è strano che a me piaccia il marrone, però l'ho preso perché mi piaceva la fantasia di queste ragazze tipo figurine di moda disegnati. E dentro, vabbè, molto rapidamente vi faccio vedere, ci sono tutte le varie medicine, bicchierino, eccetera, nel caso mi servano. Richiudiamo e mettiamo da parte. In una taschina piccola ho queste caramelline prese da Tiger, che sono al, aspettate, ribes nero e mirtillo, e devo dire che mi piacciono abbastanza, sono fatte così, e sono buone, anche se hanno un gusto particolare, anzi me ne mangio una adesso. Buono. Poi troviamo vari fazzolettini di carta, perché me ne porto sempre dietro, quindi fazzolettini di carta, una bottiglia d'acqua, perché io, cioè veramente, io senza bottiglia d'acqua sono persa, quindi ho sempre con me una bottiglietta di acqua naturale, e le chiavi, uppa, si sono incastrate, oh mio Dio, aspettate, colpa dei Minions, le chiavi che, allora, le chiavi in realtà sono poche, sono solo tre, e sono questa di casa mia, questa del cancello principale e questa del cancello sul retro, queste tre. I portachiavi sono 90. Allora, il portachiave è questo bambolottino con scritto Lucky, che vuol dire fortuna, e ha questo ciucciottino veramente carino, non so se lo vedete bene. Pesano, ok, così. Dopodiché ho questo Minions che
ecco, fa I love you e mi piace perché ha la luce, quando arrivo di sera è molto comodo perché ovviamente con la luce riesco a vedere. Voi immaginatevi di notte quando io arrivo e sveglio tipo tutti, ma non importa, è comunque carino. Poi ho questo ciondolino qui con scritto Always Friend e dall'altra parte praticamente c'era la mia migliore amica, è Friend Always, Always Friend praticamente. Una chiavetta USB che uso così per archiviare delle piccole cose magari se mi serve in giro, e poi questo sarebbe il mio angelo protettore con la mia iniziale S. E bon, i portachiavi sono finiti. E l'ultima cosa che c'è nella mia borsa, ve la faccio proprio vedere che è l'ultima, upa, è il mio portafoglio, che è simil diseguale. L'ho fatto così. E niente, dentro abbiamo qua, tengo soldi, carta d'identità e i documenti principali. Questa saccoccina qua, le monetine. E poi ho le varie carte, che vabbè, non vi sto a far vedere comunque. Codice fiscale, carta del Bennett, carta Sephora, biglietti di Torino, eccetera, eccetera. È stata una buona idea quella di mangiare la caramella mentre faccio il video. E non c'è più niente dentro, è completamente vuota. Quindi, sì, non ci sono neanche soldi sparsi, strano. Questo era il mio cosa c'è nella mia borsa. Come vedete non è che ho tantissima roba, ho l'essenziale alla fine. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!